Il Duomo di Siena costituisce uno degli esempi più insigni di cattedrale romano-gotica italiana. Secondo la tradizione, quella attuale sostituisce una prima chiesa dedicata a Maria, eretta intorno al IX secolo, sorta nel luogo in cui si trovava un tempio offerto a Minerva. L'edificio fu consacrato nel 1179 alla presenza del Papa senese Alessandro III, ma i lavori della sua costruzione non finirono certo qui. Nell'aprile del 1259 si registra un pagamento di 6 soldi a quello che probabilmente è Nicola Pisano, uno fra gli artisti più innovativi del XIII secolo a cui dobbiamo il celebre pulpito. Importante fu anche il lavoro del figlio Giovanni, che costruirà la parte inferiore della facciata. È sempre della fine del 200 il periodo di costruzione della cupola e il corpo longitudinale. Nel 1313 venne terminato il campanile, alto circa 77 metri, e nel 1317 alcune fonti testimoniano la fine dei lavori per la facciata. Da questo punto in poi venne iniziata un'opera di ampliamento della parte orientale della chiesa, che venne interrotta nel 1339 per dare spazio a un progetto ancora più grande. Siena si trovava al massimo del suo splendore, ricchezza e popolazione aumentavano senza nessun segno di interruzione. Tutto questo richiedeva un duomo alla portata della città, ben più grande e maestoso. Si pensò quindi di ampliarlo in modo tale che l'attuale corpo longitudinale diventasse solo il transetto e la facciata orientata a sud, in posizione molto più avanzata rispetto all'antico edificio. Il progetto fu affidato a Lando di Pietro, ma tuttavia, a causa della peste del 1348 e di alcuni crolli strutturali, nel giugno del 1357 si decise di interrompere i lavori, lasciando nell'attuale piazza Jacopo della Quercia i segni del fallimento, tra cui il celebre facciatone, cioè la facciata incompiuta. Nel 1370 furono completamente terminati i lavori della vecchia costruzione. Il Duomo di Siena è una chiesa a croce latina con tre navate e cupola esagonale, sopraelevata grazie ad una piattaforma di 11 gradini e totalmente dominata dalla bicromia bianca e nera, riferimento ai colori di Siena. Oltre alla facciata, con la metà inferiore realizzata da Giovanni Pisano in uno stile romano-gotico e quella superiore in stile gotico fiorentino, l'interno del Duomo di Siena è uno scrigno di capolavori. Spicca in particolare il già nominato pulpito di Nicola Pisano, una delle opere scultoree più importanti del 200 italiano. Possiamo poi ammirare alcune sculture di un giovane Michelangelo, affreschi del Pinturicchio e opere di Donatello e di Duccio di Buoninsegna. Ciò che rende unico il Duomo è però il suo pavimento, diviso in 56 riquadri, mostra rappresentazioni bibliche e risalgono ad un periodo che va dalla seconda metà del 300 all'800 e a cui collaborarono numerosi artisti. L'opera che invece ha rivestito un ruolo importante nella storia senese è la Madonna del Voto di Dieti Salvi di Speme, a cui i senesi in difficoltà si sono sempre raccolti in preghiera e a cui sono state consegnate le chiavi della città nel marzo 2020 per la pandemia di coronavirus. Un gesto ripetuto solo in altre quattro importanti occasioni: nel 1260 per la battaglia di Montaperti, quando i senesi sconfissero le truppe fiorentine, nel 1478 per la peste nera, nel 1526 in occasione dell'assedio di Siena da parte delle truppe spagnole e nel 1944 quando si fermarono i bombardamenti alleati su Siena. Infine, oggi è visitabile anche la cripta, venuta alla luce solo nel 1999, la quale presenta una grande stanza dipinta su superficie muraria, con episodi raffiguranti scene ed episodi dell'Antico Testamento.